Buongiorno e bentornati con l'appuntamento settimanale Il sindaco Online, siamo con eh, il primo cittadino Simone Pedrangeli, buongiorno sindaco. Buongiorno. buongiorno. Eh, parliamo questa settimana di scuole, dell'apertura sì. dell'anno scolastico che è stato ritardato per eh, i motivi che eh, conosciamo legati alle verifiche eh, di agibilità delle, degli istituti eh, del comune di Rieti. E partiamo con una buona notizia perché non solo eh, c'è stata l'apertura dell'anno per tutti quanti gli, gli istituti studenti. scolastici ma c'è stata l'inaugurazione di un nuovo edificio che è quello della scuola media Campolognano Alda Merini Sì, siamo molto contenti, il modo migliore per iniziare l'anno scolastico è aprire una nuova scuola soprattutto di questi tempi uh, Siamo contenti siamo orgogliosi di aver coronato un lavoro che è durato anni e che ha coinvolto tanti amministratori pubblici, tanti dirigenti scolastici che si, che si sono succeduti nel tempo. Un intervento importante, una scuola bella, moderna, efficiente, antisismica in un quartiere che è il quartiere più popoloso, più numeroso e anche più giovane della città, dove quindi ci sono tanti, tante giovani coppie che usufruiranno di questo nuovo servizio. Siamo contenti perché. Eh, eh, siamo riusciti a mantenere le promesse, io in occasione delle feste di chiusura dell'anno scolastico presso l'Istituto Comprensivo di Villa Ratina mi ero impegnato a dare agli studenti medi una nuova scuola, ci siamo riusciti grazie anche alla grande collaborazione fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione provinciale. L'intesa che abbiamo raggiunto riguarda vari istituti. Che ci hanno permesso di razionalizzare l'edilizia scolastica in città. La provincia ha donato al comune di Rieti uh, l'edificio dove noi abbiamo messo la scuola media di Villa e Noi abbiamo donato alla provincia, abbiamo dato in comodato gratuito alla provincia l'istituto che fino allo uh, scorso anno scolastico ha ospitato le elementari e le medie della Sacchetti Sassetti, e la provincia ci ha messo uh, l'istituto pedagogico. Uh, e poi noi siamo riusciti, adesso stanno terminando i lavori, a trasferire la scuola media Sacchetti Sassetti presso l'edificio Guglielmo Marconi. Quindi questa è un'operazione complessiva che ci permette di razionalizzare l'edizia le scolastica e di utilizzare meglio i tanti edifici scolastici che abbiamo in città. È una bellissima notizia perché ogni volta che si apre una scuola si volge lo sguardo verso il futuro, uh, un po' come è successo a Matrice, Mutatis Mutandis. Apriamo una scuola nel segno dell'ottimismo, perché aprire una scuola significa guardare con maggiore ottimismo al futuro. Questo è un bel segnale, è un bel segnale per tutta la comunità cittadina e non solamente per la comunità scolastica e quindi iniziamo quest'anno scolastico nel miglior modo possibile, nonostante ci siano ancora molte preoccupazioni, oh, conseguenza infatti... Di quello che è successo ormai quasi un mese fa, se questo istituto, infatti, eh, diciamo che ha, eh, è stato costruito, ovviamente con eh, tutte le tecniche costruttive moderne, moderne che rispecchiano sì, l'antisismicità. Sì. E quindi rappresenta un po' un unicum per l'edilizia scolastica nel comune di Rieti, abbiamo visto appunto che. Eh, qualche discorso da fare ci sarebbe per quanto riguarda tutti gli altri istituti, sì, nel sì. senso che hanno avuto la certificazione eh, di, di agilità post-sisma post e quindi c'è eh, tranquillità da questo punto di vista, ma in ottica futura eh, rappresenta, e potrebbe rappresentare un problema il fatto che eh, comunque queste costruzioni non hanno sono... hanno bisogno di interventi. Eh, alcune... In questo senso ci sono diversi lavori in corso. In già. corso. Alcuni edifici hanno subito uh, dei lavori di miglioramento sismico, altri edifici uh, li stanno subendo in questi giorni e altri li subiranno in futuro, nel senso che sono molti soldi che in questi quattro anni e mezzo abbiamo investito sull'edilizia scolastica, sono oltre 2 milioni e mezzo di euro e alcuni lavori uh, sono in corso e altri inizieranno. Penso ai lavori... Che si stanno concludendo alla Guglielmo Marconi che non sono lavori di miglioramento sismico, ma obiettivamente avranno anche un beneficio positivo da quel punto di vista. Tra un po' inizieranno i lavori, bisognerà mettersi d'accordo con la ditta e coniugare i lavori con l'attività didattica la Basilio Sisti. Verrà fatto un nuovo, uh, un nuovo tetto, una nuova copertura della scuola che ci permetterà di aumentare l'antisismicità dell'edificio e poi tra un po' inizieranno anche i lavori alla materna degli Unis. Questo perché pensiamo che l'edilizia scolastica, scolastica sia una priorità e perché pensiamo che la scuola debba essere il cuore di qualsiasi attività politica e amministrativa. Naturalmente in questo momento c'è un'attenzione particolare e noi vogliamo utilizzare questa sensibilità e questa attenzione particolari per chiedere finanziamenti importanti sia alla Regione Lazio che al Ministero che al Governo perché crediamo che in questo momento sia importante accendere un faro su questo. Il problema dell'edizia scolastica è un problema che riguarda tutto il Paese, questa città è una città che ha un buon sistema scolastico e anche un buon una buona uh, edilizia scolastica perché ci sono edifici tutti in, buone, in buonissime condizioni, però naturalmente bisogna fare di più, è necessario per essere eh, in qualche modo adeguati alle normative più recenti, io credo che ci siano le condizioni migliori affinché nell'arco di poco di pochi anni si possa davvero mettere ancor più in sicurezza il nostro patrimonio eh, edilizio e patrimonio scolastico. Io in concomitanza con l'inizio delle lezioni ho fatto un giro in diversi edifici, ho parlato con i dirigenti scolastici, ho parlato con gli insegnanti e con il personale non docente e naturalmente ho salutato tutti gli studenti che poi sono i veri protagonisti di questa grande impresa che è un'impresa per la quale passa il futuro di questa città perché la scuola è la pietra angolare, è l'istituzione cardine di ogni società e quindi anche noi pensiamo che il futuro di Rieti passi una scuola migliore dove si possa studiare e si possa vivere bene una parte importante della propria vita. Tornando invece brevemente alla nuova scuola, sì. la Scuola Aldamerini di Campolognano, è stata registrata e si registra una qualche perplessità da parte dell'utenza, non per l'edificio che è stato applaudito e accolto, sì. ovviamente per l'importanza che ricopre in una zona che diceva giustamente che è centrale e cardine nel, nel contesto urbano perché appunto è la, è la, più, più, assoluta, è la più popolosa. Eh, qualche perplessità per mh, la mancanza della, della palestra? Allora, quello è un progetto di alcuni anni fa uh, elaborato dalla provincia di Riedi che prevedeva naturalmente due stecche, quindi due edifici e la palestra a servizio di questi due edifici. Naturalmente quello che è stato realizzato è il primo lotto, che è quello che abbiamo inaugurato in questi giorni. Eh... Durante questo anno scolastico, l'idea è quella di lavorare affinché gli studenti della scuola media possano fare educazione fisica o a Vazio o nella palestra di Villa Latina. Naturalmente, in prospettiva, c'è l'idea di costruire un impianto sportivo nel perimetro della scuola, perché pensiamo che sia possibile, anche con costi contenuti, fare in modo che quell'edificio abbia anche un impianto sportivo a servizio. Naturalmente, questi sono i problemi di finanza pubblica che abbiamo in questo paese è un grande obiettivo ed un grande risultato raggiunto quello di aver aperto la scuola naturalmente adesso dobbiamo fare in modo che gli studenti facciano educazione fisica e che in un prossimo futuro quell'edificio possa essere accompagnato da un impianto sportivo nelle vicinanze rimanendo sindaco in tema scolastico in tema sisma perché sì. sono argomenti ovviamente di Purtroppo queste cronache di, di, questi, di questi giorni c'è stata l'inaugurazione dell'anno scolastico con il ministro Gianni. Giannini ad Amatrice. Sì. E dal, da questo punto di vista, insomma, dal punto di vista delle ripartenze nella zona del sisma, eh, lei che ha sicuramente il polso della situazione, sì. a che punto Ma, stiamo? Mi sembra che la situazione di accumuli sia assolutamente sotto controllo perché la gran parte degli abitanti di accumuli si è trasferita a San Benedetto del Tronto. So che ci sono anche due dipendenti del comune di Accumuli che stazionano a San Benedetto per sbrigare le pratiche che riguardano i cittadini che hanno deciso di trasferirsi sulla costa. Per quanto riguarda Matrice, lo svuotamento delle tende è un po' più lungo. Ci saranno molte persone che rimarranno vicino alle proprie aziende agricole con dei moduli eh, realizzati appositamente, molti eh, rientreranno nelle case che sono state dichiarate agibili, perché c'è una parte di case che sono state dichiarate agibili e quindi eh, torneranno nella disponibilità dei proprietari. Moltissimi hanno utilizzato il contributo per l'autonoma sistemazione, il CAS, che servirà appunto a trovare una casa in affitto nei paraggi oppure servirà ad utilizzare quelle seconde case agibili che sono molte che insistono sul territorio del comune di Amatrice, quindi ritengo che nell'arco di pochi giorni si libereranno le tende per permettere di eh, partire con i lavori eh, propedeutici alla costruzione delle cosiddette casette di legno e perché per, poi sì. per fare le casette di legno bisogna fare le basi, bisogna fare sottoservizi, bisogna fare tutta una serie di cose che sarebbe incompatibile con la presenza delle persone all'interno delle tende. E per quanto riguarda invece le domande di spostamento di nuclei familiari su Rieti? Ma noi abbiamo già già ospitiamo una trentina di nuclei familiari che per vari motivi hanno deciso di trasferirsi a Rieti. Abbiamo verificato diversi nulla osta presso le scuole di rieti però credo che insomma il numero complessivo non si discosterà da questo quindi credo che le persone che volevano venire a rieti già ci sono arrivate, Arrivante. già ci sono venute, probabilmente qualcuno verrà utilizzando il cas, naturalmente le famiglie che hanno i figli che vengono a scuola a Riedi piuttosto persone che lavorano a Riedi preferiscono stare qui perché insomma è sicuramente più comodo stare a Riedi piuttosto che andare altrove. Alcuni, una settantina di persone se non sbaglio, hanno deciso di andare all'Aquila presso le abitazioni costruite per ospitare gli Aquilani dopo il sisma che però adesso sono libere, sono case anche quelle completamente antisismiche e che sono state occupate appunto da 70 abitanti di Amatrice che hanno deciso di trasferirsi al Lager. Quindi insomma Amatrice si è un po' distribuita nei territori circostanti, naturalmente adesso bisogna lavorare velocemente affinché prima possibile queste casette di legno siano a disposizione dei cittadini di Amatrice e di Accumuli perché questa sarebbe come dire la cosa migliore ossia permettere ai cittadini di tornare a vivere nei propri comuni magari non nella propria abitazione ma a poche centinaia di metri da essa e questo sarebbe secondo me il messaggio migliore di comunità che nonostante la tragedia continuano a vivere e soprattutto continuano a vivere nei luoghi che sono i luoghi delle proprie comunità. Grazie Sindaco, eh, grazie per la consueta disponibilità. Per questa settimana eh, è tutto, l'appuntamento torna a giovedì prossimo e ricordo che è possibile eh, porre delle questioni e delle domande direttamente al sindaco scrivendo al sindaco online chiocciola via di vetrina.it buona giornata buongiorno